Mi sento come un pezzo d'asfalto che ha al suo interno delle pietre levigate dall'acqua di un fiume o dal mare, sporcate dal bitume che le ha private del loro libero movimento di trasformarsi, arrotondarsi. Come le pietre sono state imprigionate dal catrame, così il mio essere è prigioniero di una schiera di io che fanno di tutto per allontanarmi dalle cose che desidero di più per il mio bene. Ho preso del ferro, un metallo resistente, arrugginito perché simbolo del tempo che passa. Molto ne è passato e non ricordo più come fare per tornare indietro, ristabilire l'ordine dentro di me, limare la personalità ed arrotondare quegli io che ancora grezzi fanno di me quella che vogliono. Ho messo all'interno del nero asfalto una pietra levigata bianca, un seme di anima, una possibilità di cambiamento. La montagna si presenta come la metafora di un percorso spirituale che vede nella scalata una purificazione dei materiali e trasformazione del mondo e dell'uomo, che è parallela alla purificazione della materia. Il passaggio dai materiali pesanti alle forme leggere e alla sottrazione di peso e colore è metafora della sottrazione di peso della materia che si trasforma in energia immateriale.